Adesso facciamo un problemino che risolviamo con una tecnica che ha un fondamento matematico e si chiama teorema cinese del resto. Allora, 1000 soldati vanno in guerra ne ritorna un certo numero. N soldati tornano dalla guerra. Non sappiamo quanti sono. Allora, l'imperatore li vuole contare. L'imperatore ordina ai soldati di disporsi in fila per 9. Nell'ultima fila ne rimangono 3. Resto, chiamiamolo R9. Che significa? Mettetevi in fila per 9. Si mettono in fila per 9. Quanti ce ne sono avanzati? Quanti sono avanzati nell'ultima fila? Ci sono avanzati 3. Poi l'imperatore dice ai soldati disporsi in fila per 10. R10 fa sempre 3. Mette in fila per 10, cambia il numero delle file, si accorcia un po' la colonna, sono disposti lungo una strada, è pure scomodo contarli perché. R10 fa sempre 3. Poi li fa disporre in fila per 11. Stavolta R11 fa 8. Quanto è N? Cioè quanti soldati sono tornati dalla guerra? Ovviamente l'imperatore c'ha il suo fido matematico a fianco, quello fa due calcoli e dice sono tornati 8 soldati. Sappiamo contare noi quanti soldati sono tornati dalla guerra? La risposta è sì. Come si fa? Allora, noi dobbiamo aggiustare, prima premessa, quanti numeri ci stanno che ci sono che diano esattamente questi resti quando li vado a dividere per 9, per 10 e per 11? Ce ne sono infiniti, ma se danno lo stesso resto, gli stessi resti, vuol dire che la differenza, allora supponiamo che x e y sono due numeri che danno luogo a R9, R10 ed R11. Ok?
significa che danno luogo, cioè che quando li vado a dividere per 9 mi danno lo stesso resto, 3. Quando li vado a dividere per 10 mi danno lo stesso resto, 3, sia x e y. E quando li vado a dividere per r11 mi danno luogo allo stesso resto 8. Scrivo così per abbreviare, lo so che non è preciso. Allora, cosa posso dire? Lo scrivo qua. X meno y, supponiamo che x sia maggiore di y, supponiamo x maggiore di y. Allora, x meno y, che resto mi dà quando lo vado a dividere per 9? Allora, se x mi dà resto 3 e y mi dà resto 3, quando vado a fare la differenza e la vado a dividere per 9, che resto darà? Allora, mettiamo così: 21 diviso 9 fa 2 con resto di 3, 39 diviso 9 fa 4 con resto di 3, 39 meno 21 fa 18, 18 diviso 9 fa resto 0. Perché? Sempre per le operazioni modulo 9, cioè se questo dà resto 3, questo dà resto 3, la differenza che dà resto darà? 3 meno 3, scusate, questo non c'entra, 3 meno 3, 0. Quindi x meno y è divisibile per 9. Ragionando allo stesso modo, se x lo divido per 10 mi dà resto 3, che vuol dire che il numero finiva per 3. Se y diviso 10 mi dà resto 3, finiva per 3. X meno y, che resto darà quando lo vado a dividere per 10? Resto 0. Quindi x meno y è divisibile pure per 10. Similmente x meno y è divisibile pure per 11. Perché? Sul 9 davano gli stessi resti, diviso per 10 davano lo stesso resto, diviso per 11 davano lo stesso resto. Quindi la differenza, quando la vado a dividere per 9 da resto 0, quando la vado a dividere per 10 da resto 0, quando la vado a dividere per 11 da resto 0. Dare resto 0 significa essere divisibile per 9, divisibile per 10, divisibile per 11. Ci siamo fino a qui. Adesso continuo qua. Quindi x meno y è divisibile per quanto? Se è divisibile per 9, se è divisibile per 10, se è divisibile per 11, è divisibile per 990. Perché? Deve avere quei fattori, no? Cioè, sia come fattori c'ha 9, 10 e 11, poi può avere anche altri fattori, però siccome 9, 10 e 11 non hanno fattori in comune, 9 è 3 per 3, 10 è 2 per 5, 11 è il numero primo, quando vado a mettere insieme tutti questi fattori, 9 per 10 per 11, il minimo comune multiplo coincide con il prodotto e fa 990. Ci siamo fino a qui. Quindi che cosa ho scoperto? Allora, x e y potrebbero essere i numeri dei soldati, però io so che i soldati partiti ne sono partiti 1000, quindi adesso quando vado a fare a trovare un numero che mi dà, che mi dia questi resti, se ne trovo due diversi, la differenza deve essere un multiplo di 990. Quindi cosa mi basta fare? Una volta che ho trovato un numero che mi dà questi resti, se è superiore a 990, ci tolgo 990 fino a che ritorno al di sotto di 990. L'unica ambiguità potrebbe essere se dalla guerra tornano 7 soldati. Allora, 7 soldati potrei avere che x e y potrebbero essere 7 e 997, però quello si vede a occhio, no?
cioè si vede se i soldati sono 7 o sono 997, perché solo se, cioè il numero di soldati che torna dalla guerra minore di 1000 corrisponde a un'unica classe resto modulo 990, a meno che il numero non sia tra 990 e 1000. In quel caso 993 c'è la stessa classe di resto modulo 990 di 3, però quello si vede a occhio. E poi a posteriori, se il numero sarà minore di 990, vuol dire che il numero calcolato che ci dà questi resti vuol dire che la soluzione è quella, perché un'altra eventuale soluzione sarebbe maggiore di 1000 e quindi non è possibile. Per la guerra sono partiti 1000 soldati, quindi è impossibile che tornino dalla guerra più soldati di quanti sono partiti. Allora, quindi il problema non è dire se ci sono più soluzioni. La soluzione, se, diciamo, c'è ed è unica, perché i risultati sono tornati, e una, diciamo, se ci fossero due soluzioni differirebbero di un multiplo di 990. Il problema è trovarla. Come la troviamo? Allora, guardate, non vi sto a spiegare il teorema cinese del resto, perché farei una spiegazione, dopo la spiegazione voi magari avete pure capito la spiegazione, però poi non sapreste fare il conto esattamente come lo potete fare. Ve lo spiego in maniera un po' più pratica. Allora, proviamo a... Allora, io voglio ricostruire un numero che dia questi resti. Allora, cominciamo con trovare un numero che su due di questi numeri dà resto 0 e sul terzo no. Per esempio, un numero che sia divisibile per 9 e per 10, ma non per 11. Chi può essere? Ok, fino a qua ci siamo. 90 è divisibile per 9 e per 10, ma non per 11. Il problema è che quando lo divido per 11 mi dà resto 90 diviso 11 quanto fa? 8 con resto di? E io che resto voglio? 8. Allora cosa faccio? Invece di prendere 90, quindi comincio con questa osservazione: 90 è divisibile per 9 e 10 se lo divido per 11 dà resto 2. Allora, se voglio resto 8, che devo fare? Lo moltiplico per 4. 90 per 4 fa 360. Allora, andiamo a vedere il resto. È la divisione per 9, la divisione per 10 e la divisione per 11. Questo quanto vi dà diviso resto, diciamo, diviso 9? Il resto diviso 9 era già divisibile, moltiplicato per 4 mi dà ancora resto 0. Questo sempre resto 0, questo mi dà 2 per 4 che fa 8. E abbiamo aggiustato l'8. Adesso andiamo a prendere un numero che è divisibile per 10 e per 11, ma non per 9. Chi sarà? Prima l'avete fatto 9 e 10, ora fate 110. È divisibile per 10 e 11, se lo divido per 9 dà resto un'altra volta 2. E 99, 108. Perché 2? Perché prima era 110, 10 diviso 9 da resto 1, 11 diviso 9 da resto 2, 1 per 2 fa 2. Prima era diviso 11, i resti erano meno 1 e meno 2, ma meno 1 per meno 2 pure 2 fa. Quindi questo è il motivo perché. Stavolta però noi vogliamo che il resto sia 3. E quindi 110 per quanto lo dobbiamo moltiplicare? No. Lasciamo stare 3 mezzi,
moltiplichiamo per un numero intero, perché potrebbe pure funzionare, ma non... Allora, 2 conto 2, 4, moltiplico per 2, moltiplico per 3 viene 6, 8, 10, 12, 12 meno 9 fa 3, quindi lo devo moltiplicare per 6, fa 660. Quanto darebbe di resto? 2 per 6 fa 12, quindi dovrebbe dare il resto 12, ma siccome adesso è modulo 9, 12 quando lo vai a fare modulo 9 da 2 più 1 fa 3 e quindi da resto 3, quindi il resto è 3 0 0, ok? Perché viene 3? Questo viene da 2 per 6, 2 per 6 fa 12, ma siccome è modulo 9, 12 modulo 9 fa 3. Non è difficile, perché basta vedere le classi resto, è facile, sono facili da fare, sono 9, no? Quindi tu al massimo devi moltiplicare per un numero fino a 8. Ok? Andiamo a vedere l'ultimo, chi sarà? 99, perché 99 è divisibile per 9 e 11, se lo divido per 10, da resto 9 o meno 1 è la stessa cosa. Ok? Le classi resto si possono identificare a meno di multipli di in questo caso di 9, in questo caso di 11, in questo caso di 10, quindi o dire resto 10, 9 o meno 1 è la stessa cosa. Potrei dire 9, 19, 29, 39 oppure meno 1, meno 11, ok? Io quanto voglio il resto 10? Voglio che sia 3, quindi per quanto lo devo moltiplicare questo 99? Per avere adesso 3 per 7, per quale motivo? 9 per 7 fa 63, che diviso 10 da adesso 3, oppure meno 3 di è, meno 7, da meno 1 per arrivare a meno 7 lo moltiplico per 7, perciò ho lasciato anche meno 1, qua è più facile da capire. 3 è come se fosse meno 7, da meno 1 ad arrivare a meno 7 lo moltiplico per 7. Quanto fa 99 per 7? 693. Perché fa 693? 7 per 100 fa 700, meno 7 fa 693. Quindi stavolta mi viene 0, 0, 3. Ora se voglio 3, 3, 8, che devo fare? Allora, c'ho un numero che mi dà resti 0, 0, 8, un numero che mi dà resti 3, 0, 0, un numero che mi dà resti 0, 3, 0. Se voglio 3, 3, 8, che... che cosa mi basta fare? La somma. Se faccio la somma mi darà per resto la somma dei resti, quindi viene 3 più 0 più 0 3, 0 più 0 più 3 fa 3, 8 più 0 più 0 fa 8. Facciamo la somma, 3, 6 più 9, 6 più 6 12, più 9 21, 5 11 17, viene 1713. Qual è il numero di soldati che è tornato dalla guerra? 713. No. 723. Che abbiamo detto prima, che sono, possono differire, ma non di 1000. Abbiamo detto di 990. Abbiamo detto prima, no? Da qualche parte che... ecco, quindi x meno y è divisibile per 909. Allora, è di più di 1000, non può essere, ci devo togliere 990. Ci tolgo 990, è 723. Non ci sono ambiguità,
perché se tolgo ulteriormente 990 viene un numero negativo, quindi l'unico numero di soldati che può essere tornato dalla guerra è 720. E tutto quello che ha dovuto fare l'imperatore per calcolare che erano 723 li ha fatti mettere in fila per 9, in fila per 10, in fila per 11. Gli hanno detto i resti, ovviamente non vi faccio la formula generale, però il concetto è esattamente lo stesso. Qua abbiamo lavorato con i numeri, ma si può lavorare con le lettere. Ma soprattutto, una volta, se usiamo per esempio sempre le file per 9, per 10 e per 11, perché i nostri soldati sono dei battaglioni che vanno fino a 1000, una volta fatto questo discorso qua, questi moltiplicatori io, vabbè, è chiaro che devo moltiplicare per 4 se voglio il resto 8, devo moltiplicare per 6 se voglio il resto 3, però mi farò una tabella sulla quale c'è scritto per quanto devo moltiplicare per ottenere un certo resto. Quindi io, una volta fatta la tabella, so che se voglio un numero che mi dia resto 0 quando divido per 10, resto 0 quando divido per 11 e resto 5 quando divido per 9, ho la mia tabella, il mio 110 lo dovevo moltiplicare per, e c'era già scritto quando era il numero che dovevo sommare, o addirittura c'era scritto direttamente il numero che dovevo sommare. Faccio la mia somma, se vado oltre 990 tolgo 990 e quindi fino a che non arrivo tra 0 e 990, e quindi sono sicuro che il numero di soldati tornati dalla guerra, 6.990, è uno di quel numero, è quel numero, ok? Quindi il matematico di corte c'aveva la sua tabella e faceva stima. Ora però, che succede se questo 3 cambia e diventa 4? Era l'ultimo, no? Era 10 e cambiato, deve diventare 4. Allora, se io voglio che il resto sia 4, stavolta devo moltiplicare per 6. Fatemi cancellare perché in questo momento c'è scritta una cosa che non è vera. 99 per 6 fa? 594. Ok? Quindi abbiamo 040, perché? Perché 4 è meno 6, meno 1 per 6 fa meno 6, oppure 9 per 6 fa 54, diviso 10 fa 4 di resto. Quindi stavolta qua viene 4, 1 e porto 2, 16, prima era 1713, adesso è 1614 perché ci abbiamo tolto 99. In questo caso quanti sono i soldati tornati dalla guerra? 624. Di quanto, se mi hanno sbagliato a dare un resto, di quanto ho sbagliato? Di 99, perché mi hanno sbagliato il resto su questa qua e cambiava 99. Se mi sbagliavano il resto su questa, era pure peggio, perché se per esempio il resto per 11 è 8, invece di 8 mi dicono 7, adesso se voglio il resto 7 non devo moltiplicare per 4 per 3, ma devo moltiplicare per
7 rispetto a 11 è meno 4. Meno 4 è, per arrivare a meno 4 è 2, lo devo moltiplicare per meno 2, ma meno 2 rispetto a 11 è 9. Cioè 2 per 7 fa 2 per 9 fa 18, 18 diviso 11 dà resto 7. Quindi se qua il resto era 7 invece che 8, qua non avrei dovuto moltiplicare per 4 ma per 9. Quindi c'era un errore addirittura di 5, di qua poteva esserci un errore di 450. Per il semplice fatto mi hanno sbagliato a dare un resto. Quindi, secondo voi, se sbagliavo di 450 invece di essere 723, diciamo erano 253, l'imperatore è contento che io ho detto 723 e poi si trova 450 uomini in meno? No, qualche testa la fa tagliare, o fa tagliare la mia di testa che come matematico gli ho detto una fesseria enorme, o fa tagliare la testa del soldato che si è sbagliato a mettere in fila. Quindi attenzione, va tutto bene, la cosa funziona, ma i resti devono essere assolutamente precisi, perché se sbagliamo anche un solo resto le conseguenze del calcolo può essere sbagliato in una maniera clamorosa. Magari proprio però perché è sbagliato in maniera clamorosa uno se ne può accorgere a occhio, perché una cosa sono 700 soldati, una cosa sono 250, quello si vede a occhio. Quale potrebbe essere un'alternativa? Questo è un è famoso in matematica, il teorema cinese del resto, eccetera, però quale può essere un metodo alternativo se volete contare esattamente quanti sono i soldati di un battaglione di 700 persone circa? C'avete un'idea? Un'idea che se io, diciamo, magari vado a contare e faccio un errore, l'errore è di poco e non di tanto. Allora, se io invece di avere una strada stretta e lunga ho un bel piazzale, che posso fare? Posso dire alle persone: disponetevi in file da 30. Allora a quel punto le file da 30, io ho un rettangolo di soldati, faccio base per altezza, le file saranno 25, se sono 753, 30 per 25, l'ultima fila avanzano 3. Quindi non ho bisogno di contarli tutti. Poi si vedono se sono sul piazzale, si vedono pure bene se sono ben allineati. Quindi si vede se qualcuno non si è allineato mai. Se sbaglio a contare una fila, avrò sbagliato di 30 o di 25. Seconda. Chiaro? O magari uso questo risultato per controllare quello di prima e i due risultati si controllano a vicenda. Quindi come mente umana dobbiamo non solo preoccuparci di come fare correttamente un calcolo, ma preoccuparci anche di che cosa succede se c'è un errore, di che cosa succede se, diciamo, quindi non, diciamo, come è possibile controllare questo calcolo, altrimenti, diciamo, siamo in balia di algoritmi automatici. Gli algoritmi automatici funzionano fino a che funzionano, poi quando non funzionano più si possono avere dei fallimenti spettacolari, spettacolari. Ok. Allora ripetiamo un attimo. Comunque anche questo ragionamento era un'applicazione delle addizioni e delle moltiplicazioni modulo un certo numero, cioè nelle classi resi.
cosa abbiamo fatto? Il problema si riduceva a: conosciamo le classi resto, modulo 9, modulo 10 e modulo 11. Cosa possiamo ricostruire? Possiamo costruire la classe resto modulo il minimo comune multiplo dei numeri preferenti. Siccome ci eravamo premurati di prendere dei numeri che non avessero fattori comuni, di comune, il minimo comune multiplo coincide con il prodotto, quindi in questo caso possiamo ricostruire la classe resto modulo 990, che, tenuto conto del fatto che per la guerra erano partiti 1000 soldati e sapevamo che in guerra erano morti più di 10 soldati, sicuramente ci avrebbe dato il risultato esatto. Allora, per fare questo, come abbiamo proceduto? Abbiamo detto, noi conosciamo la classe resto modulo 9, la classe resto modulo 10 e la classe resto modulo 1. Allora, per ricostruire questa classe resto dobbiamo trovare dei numeri. È molto semplice: se io trovo dei numeri che mi danno la classe resto giusta modulo 1 dei 3, per esempio, e 0 rispetto agli altri. Qual è questo numero? Il prodotto degli altri. Allora, questo prodotto degli altri mi darà 0 rispetto agli altri 2 e mi darà qualcosa. In questo caso mi dava 2, in questo caso mi dava 2, in questo caso mi dava 9 o meno 1. Ok? Poi, facendo i multipli, io qua che cosa devo ottenere? Resto 8. Allora, 2, 4, 6, 8, devo moltiplicare il 4. Qua devo ottenere resto 3, 2, 4, 6, 8, 1, perché ho passato 9. 8 più 2 fa 10, che diviso 9 è come se fosse 1, 3. Quindi devo moltiplicare per 6. E qua, per avere resto 4, devo moltiplicare per 6, perché 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ogni volta che aggiungo 9, la classe resto scende di modulo. Ogni volta che aggiungo 99, la classe resto scende di modulo 10, devo moltiplicare per 6. Una volta che ho fatto le moltiplicazioni, poi devo fare semplicemente la somma, perché ho diciamo la cifra giusta al posto giusto, le altre cifre sono 0. Una volta fatta la somma, so che quello è il numero a meno di un multiplo di 990. Siccome viene 1614, ci tolgo 990, il risultato esatto è 624. Ok? Quindi questa è, diciamo, un esempio di applicazione del teorema cinese del resto. Il teorema cinese del resto, se vi do l'enunciato esatto, è un po' più complicato, è scritto con la lettera, ma non lo ritengo necessario perché, diciamo, ci può servire per fare esattamente un tipo di applicazione di questo tipo, quindi, un'applicazione di questo tipo, quindi non ritengo necessario farlo. Va bene? Ok. Adesso passiamo a un altro piccolo esercizio, sempre con i numeri. Allora, come si fa a passare da un numero sotto forma di frazione allo stesso numero, alla stessa frazione scritta in forma decimale?
Allora, abbiamo fatto l'esempio l'altra volta con un settimo, 1 diviso 7, rifacciamolo, che è un numero interessante per vari motivi. 1 diviso 7 fa 0, aggiungiamo uno 0, 1, resto 3, 4, resto 2, 2, 14 al 20, resto 6, 8, resto 4, 7 per 5 fa 35, al 40 resto 5, 7 per 7 49, al 50 è 1. Posso continuare, ma quando arrivo qua mi accorgo che ho esattamente la stessa situazione di qua e continuerò ad aggiungere zeri. Quindi se parto dalla stessa situazione e faccio esattamente le stesse operazioni, otterrò esattamente gli stessi risultati. Quindi le cifre d'ora in poi si ripeteranno in maniera periodica. Quindi un settimo è 0,14,28,57 periodico. Cioè, che significa? Che se io voglio scrivere questo numero per esteso dovrei continuare a ripetere 14,28,57 all'infinito. Ora, due considerazioni. Una è di carattere numerologico. Proviamo a fare i multipli di questo numero qua, 14,28,57. Facciamo il doppio. 7 per 2 è 14. 3 per 7 21, 21, moltiplichiamo per 4, basta raddoppiare questo, moltiplichiamo per 5, andiamo per 6, basta raddoppiare questo, moltiplichiamo per 7, basta aggiungere questo a questo, e viene 999.999. Quindi, come avete visto, non solo sono le stesse cifre, ma sono permutate in maniera ciclica. Vedete, sempre 14, 28, 56, 14, 28, 56, sono semplicemente girate. Ok. Vabbè, questa è una curiosità che non andiamo a indagare, sennò perdiamo troppo tempo. Tuttavia, quando noi scriviamo un numero, possiamo avere anche, può succedere anche, che non ho che si ripete tutti, che si ripetano tutte le cifre diverse da zero. Per esempio, supponiamo di fare 323 stavolta settimi. Allora, stavolta la situazione qual è? Sempre diviso 7, proviamo a fare. Possiamo anche fare diviso 11, diviso 13, ma insomma non è che... Anzi, facciamo sì, facciamo diviso... Facciamo diviso 13. Allora, 13 per 2 fa 26, resto 6. 13 per 4 fa 52, a 63 è 1.
adesso 13 per 8 fa 104, 110 è 6, quindi questo fa 24,8, perché quando ero arrivato qua il numero era finito, quindi dovevo mettere adesso 60 fa di nuovo 4, però stavolta il resto è 52 a 60 è 8, non è 13, e dobbiamo continuare. 80, il resto è 6, 78, il resto 2, 20, 1, il resto è 7, diciamo, lo riscrivo qua, 7, 70, 5 per 13 fa 65, fa 75, 50, 3 per 13, 39, il resto è 11, 110, tac, si è ripetuto. Si è ripetuto da dove? A partire dall'8. Quindi il prossimo sarà 8 e la sequenza ricomincia. Quindi stavolta abbiamo 24,8461,5,3 periodi. La barra che indica la periodicità si mette sopra le cifre che si ripetono. Possiamo ovviamente fare un conto, qui la prova del 9 viene perfetta per controllare se abbiamo fatto bene. Come si fa? Come si ricostruisce? Questo come si chiama? Dividendo. Divisore. Quoziente RS. Lasciamo stare il fatto che ci siano le virgole. Se vuoi moltiplicare tutto per una certa potenza di 10, questa qua è come se fosse una divisione con questa. Allora, facciamo un modulo 9. Come si fa a ricostruire il dividendo? Si fa divisore per quoziente più il resto. Allora, il divisore fa 4. Questo qua, il quoziente fa 8 e 1 se ne va, 6 e 3 se ne va, 5 e 4 se ne va, quindi rimane 6. 4 per 6 fa 24, che è il prodotto di questi due, però ci dobbiamo aggiungere il resto modulo 9 fa 2 e viene 8. Il divisore 3 più 3 è 7, 2 è 8, quindi effettivamente funziona. Oh, attenzione, uno dice ma quelle si ripetono, ci stanno le altre cifre. No, perché io ho messo il resto. Se io mi fermo qua, la divisione, poi il fatto che continuandola si debba ripetere, quella è una cosa che dico a fare. Se voi fate la divisione fino a qui senza continuarla, ovviamente avrete questo resto, e quindi diciamo il controllo ci dice che probabilmente abbiamo fatto bene. Ok, quindi questo dovrebbe essere 323 tredicesimi. Ora, quindi passare da una frazione, ovviamente non è detto che la divisione debba per forza essere dare luogo a un numero periodico, ma se io per esempio faccio 7 quinti, la divisione fa 1,4. Chiaro? 1, poi aggiungo lo 0, 70 diviso 5. Cioè 1, resto di 2, 20 diviso 5 fa 4, quindi 1,4, ed è esatta. Ok, allora, quando, prima cosa concettuale, quando passo da una frazione al corrispondente numero decimale, che cosa ottengo tramite la divisione? Un numero che in espansione decimale è, ha un'espansione decimale o finita oppure periodica. Perché deve essere periodica? Non può succedere che queste, facendo la divisione, le cifre non si ripetano mai? No, perché? Allora, i resti modulo 13 quanti sono? A parte che qua non verrà mai 0, perché questo numero non è divisibile per 3, e moltiplicando per 10
a una qualunque potenza continua a non essere divisibile per 13. Però i resti possibili, quanto diviso per 13? Quanti sono? 12. Da questo 0 non verrà mai, sono da 1 a 12. Allora, vedete, qua veniva resto 11, 6, 8, 2, 7, 5 e poi di nuovo 11. 11, 6, 8, 2, 7, 5 sono 6 resti diversi, dopodiché si vede. 6 tra l'altro è un divisore di 12, non è casuale, però lasciamo stare. Al massimo, dopo che sono venuti 12 resti diversi, allora prima devo esaurire le cifre qua, quando calano le cifre diverse da 0, poi quando comincio a calare le cifre che calo sempre 0, quando vado a fare la divisione, se il resto viene uguale come in questa circostanza, la divisione proseguirà in maniera, nella stessa maniera, perché continuerà a calare solo 0. E quindi come qui veniva 8, 4, 6, 1, 5, 3, anche qua verrà 8, 4, 6, 1, 5, 3. Parto da 110, viene la stessa cosa, no? Non è che è difficile da capire. Dopodiché ottengo questo risultato. Quindi quando passo da una frazione alla sua espansione decimale posso ottenere un'espansione decimale di che tipo? O finita oppure basta. Un numero razionale in forma decimale ha un'espansione decimale finita o per. Adesso mi voglio occupare del problema contrario, cioè diciamo che vi do questa espressione qua senza dirvi che fa 323 tredicesimi, me la sapreste trasformare in frazione? Come si faceva? C'era una formula che si faceva in prima media, terza media, non mi ricordo più. Com'era quella formula che risolveva il mondo, che salvava il mondo dalla rovina? Non esiste nessuna formula che salvi il mondo dalla rovina. Adesso vi insegno come ricavarvela quella formula. E se mi seguite e ve la ricavate per bene, non me la dimenticate più per tutta la vita, come si ricava. Se mi chiedete la formula adesso a memoria potrei pure sbagliarla, ma in due minuti ve la ricavo e qui non c'è problema. Allora, dovete partire da questa osservazione. È un po' un ragionamento in parte simile. Ah, scusate, volevo. Mi ridettate. Aspetta, a parte il fatto che il numero qual era qua? 24, 84, 61, 53. Questo lasciamo, perché poi ci servirà per applicare la nostra formula e stabilire che effettivamente funziona. Allora, partiamo, questo neanche ci serve più, lo possiamo cancellare. Partiamo da questa osservazione. Quanto fa un nono? (0,1) periodico. Proviamo a fare un 99esimo. 0,01 periodico. Attenzione, si ripete sia, si ripetono sia lo 0 che l'1, Qua viene 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 quando fate la divisione. Provate a fare la divisione e si vede. Se adesso faccio un 999esimo, quanto viene? 0,001 periodico. E così via.
se volete quattro cifre periodiche sarà 1 su 9999, sarà 0001 periodico, e così. Oh, adesso fino a qua ci siamo, è facile, non si può scordare, basta che dividi per 9, per 99, per 999 e vai avanti così. Non si può dimenticare. Il mio maestro diceva che la chitarra si sconta. Allora, adesso se io voglio fare 23 novantanovesimi, me lo sapreste scrivere senza fare nessuna divisione? Quanto sarà? 23,23. E quanto fa? Io dico che fa 0,23 periodi. Perché? 0,01010101 per 23. Allora guardate, questo 23 per uno fa 23, questo 23 per quest'altro uno fa 23, ma non c'è sovrapposizione, quindi qua viene 23 23 23 23, e poi si prova. Provate, oppure fate la divisione di 23 su 99 e vedete che viene 0,23. Quindi se adesso vi chiedo quanto fa 149 fratto 999, questo quanto fa? 0,149 periodico. Allora, andiamo a vedere quanto fa questo numero qua. Questo numero qua quanto fa? 24 vale 24, lo lasciamo a parte. Più 84, 61, 53 fratto 9. Adesso facciamo questa somma. Allora, qui ci abbiamo 9 9 9 9 9, e poi allora questi sono 999.999, cioè sarebbe 1.000.000 meno 1, quindi posso fare 24 per 10 alla 6 meno 1 più 846 153. Quanto fa? Allora, fa 9 9 9 9 9, fa 24 846 153 meno 24, cioè quando andate a fare questa moltiplicazione prendete solo il primo pezzo, 24 milioni più 846.153 fa, si mettono in colonna bene, quindi fa esattamente 24 milioni più 846.153. Poi c'è anche il secondo pezzo, meno 1, quindi meno 24. Vabbè, questo è facile da fare perché sotto rimane 9 9 9 9 9 9, sopra è 24.846.129, perché 29, sì, 29, 29 più 24 fa 53. Okay. Che ci rimane da fare? Semplificare. Allora, per quanto vogliamo provare a semplificare? Vabbè, io la faccio corta. Lo facciamo stavolta con la calcolatrice, perché non perché se no la pausa sia lontana. Allora, 24 846 129, cominciamo a semplificare per 999. Ma se divido per 999, qua viene 1001 e qua viene 24.000
871 se fate la divisione. Adesso devo semplificare ancora, ma 24.871 e questo sono divisibili per 11. Se semplifico per 11, qua viene 2.261 e qua viene 91. Divido ancora per 7, qua viene 13 e qua viene 323. Semplicemente ho voluto risparmiare qualche minuto, ma i numeri per cui ho semplificato l'ho decisi io. Quindi, perché l'ho decisi io? Ovviamente se io non avessi saputo il risultato dovevo andare un po' più piano, dovevo dividere prima per 9, poi per 11 eccetera eccetera. Perché sono partito forte con 999? Perché so già che il risultato al denominatore c'ha 13. 13, 999 non è divisibile per 13 e quindi si deve poter togliere. 13 è il numero primo. Okay, quindi sempre facendo semplificazioni successive vedete che funziona. Allora, come è fatta la formula? Allora, la formula l'abbiamo già capita. L'unica cosa che può cambiare è la posizione della virgola, cioè qua la virgola veniva giusto prima del periodo. Ma cambiare la posizione di una virgola equivale semplicemente ad aggiungere o togliere degli zeri. Quindi come si fa? Allora si fa il numero, diciamo, completo. Quando io dico numero, allora numero, cioè è antiperiodo e azzeccato, facciamolo periodo, cioè scrivo tutto il numero senza virgola, senza periodo, ma tutte le cifre una appresso all'altra, cioè sarebbe questo numero qua, meno l'antiperiodo completo, tutta la parte antiperiodo e periodo, meno l'antiperiodo fratto, qua ci sono un po' di 9 e un po' di 0. Allora, quanti 9 sono? Tanti 9 quante cifre nel periodo. Quindi qua quanti 9 dobbiamo mettere? 6, 9, perché nel periodo ci sono 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E perché? Lo vedete da qua, no? 3 cifre nel periodo, 3, 9. 2 cifre nel periodo, 2, 9. E tanti zeri, tanti zeri, quante sono le cifre del periodo, dell'antiperiodo dopo la virgola. Ok, questa è la formula. Si scrive il numero per intero, antiperiodo e periodo, poi ci si toglie l'antiperiodo, poi al denominatore ci si mettono tanti 9 quante sono le cifre del periodo, tanti 0 quante sono le cifre dell'antiperiodo dopo la virgola. Io questa formula 2 minuti fa non me la ricordavo così precisa, ci devo pensare un attimo. Però a questo punto è chiaro. Perché? Perché se qua la virgola invece di stare qua stesse qua, e non è lo stesso numero, devo dividere per uno zero in più. Invece siccome il numero era 24 virgola, quante sono le cifre del periodo? 6. Quante sono le cifre dell'antiperiodo dopo la virgola? 0. Quindi 0 in 0 metto.
Se invece la virgola stava un posto a sinistra, il numero era diviso 10, quindi dovevi mettere un ulteriore 0 perché dovevi spostare del periodo dopo la virgola. Non è importante. Allora, cosa è importante di questa formula? Ricordarla? No. La memoria, ricordatevi che è fatta per fallire. Lo scopo ultimo della memoria è fallire. Quindi se voi vi fidate della vostra memoria è un fallimento totale. Fino a che funziona la memoria è utile. Nel momento in cui non funzionerà più, da allora in poi fallite sicuro, perché poi non siete più in grado di ricordarvi quello che vi serve. Allora, per farla funzionare meglio, cosa ci vuole? Ci vuole la cosiddetta ridondanza. Cioè, siccome il fallimento, cioè il degradamento della memoria, non avviene, a meno che non prendiate un palo in fronte, diventate scemi tutto in colpo, dice, ma può succedere pure a te. Allora, speriamo che non succeda a nessuno, però diciamo, generalmente il degradamento della memoria è progressivo, cioè io non è che mi dimentico tutto improvvisamente, ma comincio a dimenticarmi dei dettagli. Allora, se io i dettagli sono in grado di ricostruirli, questo è facile da ricordare, ma anche se non me lo ricordo, basta che mi ricordo più o meno che devo dividere per 9,99 e ce lo vado a fare e trovo subito, ritrovo subito la regola qui. Come ritrovo questa regola? Posso andare a scrivere questo numero in questo modo, posso andare a fare la somma perché so fare la somma di due frazioni e posso ricavarmi la formula che dicevamo prima. Quindi, cosa è importante? Importante è che questa formula la capiate. Perché io ho fatto così? Perché viene il numero completo meno l'antiperiodo? Perché quando vai a fare la somma, questo numero si azzecca esattamente davanti a questo e quello che rimane da sottrarre è esattamente l'antiperiodo. Questo è il motivo per cui si fa il numero, l'antiperiodo del periodo, meno l'antiperiodo fratto tanti 9 quanti sono le cifre del periodo e tanti 0 quante sono le cifre dell'antiperiodo dopo. Quindi, una volta capita, c'è bisogno di scriverla? No, se me la ricavo. E se voglio me la ricavo in 3 minuti. Qual è il senso di, nel momento in cui io la scrivo, ma non sono più sicuro che sia esatta perché sono passati 2 anni e mezzo dall'ultima volta che l'ho usata, poi per controllarla devo almeno fare un esercizio che mi dura più del tempo che ci voleva per ricavarla. A sto punto me la ricavo. Ok? Oh. Adesso, prima della pausa, ho capito che è un po' più lunga stavolta, però mi avete fatto fare la pausa troppo presto. Andiamo a vedere questa cosa qui. 0,2 corrisponde a un quinto. Andiamo a vedere 0,19/8. Come si fa? Usiamo la formula che abbiamo appena scritto. Dobbiamo scrivere il numero completo senza virgola e senza zeri, quindi 19 meno l'antiperiodo, chi è l'antiperiodo? 1 fratto tanti 9, quante sono le cifre del periodo? 1 e tanti zeri, quante sono le cifre dell'antiperiodo dopo la virgola? 1. Quindi questo fa 18/90, semplificato, pure fa un punto. Ah, 0,9/8 quanto fa? 9/9, cioè 1. Cioè questa formula che abbiamo appena ricavato ci dice che 0,19 è uguale a 0,2, ci dice che 0,9 è uguale a 1. Allora, o è effettivamente così,
a qualcuno istintivamente verrebbe di dire che 0,2 è più grande di 0,19 per i quadrati. Ma se fosse più grande, allora la formula si sbaglia. In realtà ha ragione la formula, cioè questo numero, un quinto, non ha un'unica espansione decimale, cioè 0,2, ne ha due, 0,2 e 0,19 per i quadrati. Perché? Perché questi due numeri sono in realtà più vicini di qualunque distanza che possiamo immaginare, in realtà devono per forza coincidere, ma questo lo vedremo più in là con discorsi di altro tipo. Però abbiamo già un'indicazione che 0,2 e 0,19 con 9 periodico è la stessa cosa. Non sono due numeri diversi, è lo stesso numero. 0,9 periodico è 1. L'unica cosa che possiamo dire è che questi numeri, per esempio 1, non ha un'unica espansione decimale. Possiamo scrivere 1, possiamo anche scrivere 0,9 periodico. Scriviamo 0,9 periodico, sempre 1. Non è che possiamo usare questo linguaggio nella vita corrente, cioè se io devo fare un pagamento di 1 milione di euro, diciamo che una società deve pagare 1 milione di euro, si dice vabbè, fai l'ordine di pagamento di 0,9 per un periodico milione di euro, l'altra società probabilmente la prende male, ok? Però in realtà è la stessa cosa. Quando ci capiterà di trovare delle espressioni che finiscono, perché diciamo c'è questa ambiguità? Perché la ripetizione periodica dell'ultima cifra del sistema di conteggio, quindi per esempio se fosse in binario, un mezzo come si può scrivere? Come 0,1 in base 2, perché queste sono le unità in binario. Vi ricordate che 5 era 1,01 in binario? Lo ricordate questo? L'abbiamo visto. Un'unità, 0 doppi e 1, un'unità che vale 4, quindi 4 più 1 fa 5. Se ci metto la virgola, come a sinistra mi sposto raddoppiando, a destra mi sposto dimezzando, quindi 0,1 in base 2 è un mezzo. 0 unità, 1 mezzi. Se scrivo 0,11 sono in base 2 sempre, sono 3 quarti. Ok? Se avessimo in binario però un mezzo, lo posso anche scrivere così come 0,01 periodico, sempre in base 2. Perché in questo caso cosa avrei? 0 unità, 0 mezzi, poi ci avrei un quarto più un ottavo più un sedicesimo più un trentaduesimo più sempre 1. Se alla fine, quando faremo le serie, vedremo che alla fine quella somma fa esattamente un mezzo. Quindi l'ambiguità quando c'è? Quando noi abbiamo l'ultima cifra del sistema di numerazione che si ripete indefinitamente. Se abbiamo una cosa che finisce in binario, che finisce con tutti uni periodica, prendete tutti quegli uni ed equivalgono, per esempio qua abbiamo 0,0 e tutti uni, tutti questi uni equivalgono a una sola unità, diciamo spostata in posto a sinistra. Se qua abbiamo tutti 9, tutti questi 9 equivalgono a una sola unità, sono 9 centesimi, 9 millesimi, 9, più 9 decimillesimi e così via, la somma di tutte queste quantità equivale a un decimo. E quindi il numero o è 0,19 periodico o è 0,2 è la stessa cosa. In binario tutti i numeri che finiscono con 1 periodico
in realtà potreste riportare un'espansione binaria finita, ok? La periodicità, dico solo questo e poi ci fermiamo, la periodicità di un'espressione può dipendere dalla base. Per esempio, un quinto in nel sistema decimale è 0,2, quindi ha un'espressione finita. Se lo andiamo a fare in binario viene un'espressione periodica. Perché? Perché 5 è tra i fattori del sistema decimale, 10 è divisibile per 5. Invece in binario 2 non è divisibile per 5, quando andiamo a scrivere 5 in binario otteniamo dei problemi. E questo è fonte degli errori che le prime calcolatrici facevano e che adesso si fanno ancora, ma vengono abilmente nascosti, che tu quando andavi a fare, che ne so, un quinto più 4 quinti non ti faceva 1 ma ti faceva 0 con tutti i 9, con molti 9. Perché? Perché la calcolatrice approssimava, poi la calcolatrice non può mettere un numero infinito di 9 e quindi alla fine c'era una piccolissima differenza e sembrava che non facesse 1. In verità le calcolatrici di adesso, se voi scrivete un quinto più 4 quinti, continua a calcolare 0 con molti 9, ma vi scrivono 1 perché sanno che vi aspettate che la calcolatrice scriva 1, a meno che non abbiano un sistema diverso interno basato sul sistema decimale, però in genere fanno questo trucco qua. Ok, adesso pausa.